questo suono non promette nulla di buono. Sei già sopravvissuto in altri episodi a delle calamità come tsunami, frane e uragani. Questa volta, però, il mondo intero è in pericolo. È scoppiata una guerra nucleare. Alcuni paesi stanno lanciando degli attacchi e altri stanno reagendo. Cosa potresti fare per sfuggire a questo scenario apocalittico? Preparati. Ecco come sopravvivere a un'apocalisse nucleare. Al giorno d'oggi sono 9 gli stati in possesso di armi nucleari. Se uno di essi lanciasse anche una sola delle quasi 15.000 testate nucleari del mondo, provocherebbe un'ondata di caos e distruzione. L'esplosione di una testata da un megatonne vaporizzerebbe qualunque cosa nel raggio di un chilometro dal suo centro. Tutti gli edifici entro 7 chilometri crollerebbero per la pressione dei venti generati. Entro 12 chilometri tutto verrebbe colpito da un'esplosione termica abbastanza calda da causare ustioni di terzo grado. Aia. Meglio distogliere lo sguardo, perché in un raggio di 20 chilometri tutto sarebbe abbagliato da un'energia luminosa non irreversibilmente pericolosa, ma in grado di accecarti per diversi minuti. Che cosa dovresti fare non appena senti le sirene? Perché fuggire sarebbe una cattiva idea? E come sopravvivere alla ricaduta radioattiva? Lo so, sopravvivere a un'apocalisse nucleare può sembrare un compito arduo, se non impossibile. Ma ecco alcuni consigli per affrontare l'esplosione iniziale e le sue conseguenze. 1. Nasconditi. Le sirene sono spiegate e tutti sono in preda al panico. Meglio agire in fretta, potresti avere solo qualche minuto prima dell'impatto. Il tuo primo istinto potrebbe essere di lasciare l'edificio e allontanarti il più possibile. Odi il traffico del lunedì mattina. Ecco, immagina quello, ma molto, molto peggio. Le strade saranno intasate di persone che cercano di scappare. Questo è un ingorgo nel quale non vorresti mai trovarti. Sareste dei bersagli facili e puoi immaginare da solo il resto. La scelta migliore è accovacciarti e trovare un riparo. Se tu o un tuo vicino avete un rifugio antiaereo, non hai bisogno che ti dica dove andare. Se ci sono metropolitane sotterranee nelle vicinanze, dirigiti lì. Sono tra i posti più sicuri per resistere a un ordigno nucleare. Ma se non ce ne sono, cerca l'edificio in cemento armato più grande che c'è. Nel migliore dei casi, vai nel seminterrato. Se non ne hai uno, resta al centro della struttura. Rinchiuderti in un edificio ti farà da scudo contro l'esplosione. Rintanarti in profondità, sottoterra, ti proteggerà anche dalle radiazioni. Oggi è il tuo giorno fortunato. Trovi un seminterrato dove nasconderti. Tutto intorno a te trema violentemente, mentre senti un vuoto assordante. Mentre provi a riprenderti, il rimbombo si calma. Non uscire subito, però. Fuori è ancora estremamente pericoloso. 2. Aspetta. Se esci adesso, andrai incontro a un calore ustionante e a un bel po' di ricaduta radioattiva. In soli 15 minuti, detriti, cenere e altro materiale radioattivo inizieranno a cadere dal cielo. Molto presto, qualunque cosa all'esterno sarà ricoperta da pulviscolo radioattivo. Venire a contatto con tutto ciò porterebbe a un rapido avvelenamento da radiazioni, un modo orribile di morire. Cerca di restare all'interno per almeno 72 ore. Dopodiché sarà un po' più sicuro avventurarti fuori. Mentre sei lì dentro, raduna tutti i cibi confezionati, le bottiglie d'acqua e i kit di primo soccorso lasciati nell'edificio. Mi raccomando, non mangiare nulla di non confezionato e rimasto esposto all'esplosione. Per quanta fame tu abbia, un gambero radioattivo non avrebbe proprio un buon sapore. Prendi il cellulare per chiamare aiuto. Internet e la linea telefonica sono fuori uso. Non puoi rimanere lì per sempre. È il momento di andare a esplorare il nuovo mondo radioattivo. 3. Cerca informazioni. Metti un piede fuori. Il mondo che una volta conoscevi, ora, è una terra desolata. Non fermarti a osservare troppo a lungo. Il tempo stringe. Più starai a contatto col materiale radioattivo, più danneggerà il tuo corpo. Cerca una radio negli edifici vicini. È essenziale ricevere informazioni in un momento del genere. Potresti trovare aiuto, sapere dove sono i rifugi o scoprire se ci saranno altri attacchi. La radio Sibila è gracchia. Nessun segnale. 4. Cerca altre persone. Non puoi contare sui leader mondiali in queste situazioni. Dovrai fare affidamento solo su te stesso e sull'aiuto degli altri.
Mentre esplori gli edifici, cerca anche altri superstiti. Potrai avere più possibilità di sopravvivere se hai degli amici con cui collaborare. Se trovi altre persone, ma non sono molto amichevoli, prova a fare uno scambio. Se non hai nulla da barattare, puoi offrire le tue abilità come merce di scambio. 5. Spostati. Hai raccolto una discreta quantità di rifornimenti e trovato uno o due amici. Ora dovreste spostarvi in una zona con temperature più calde. Una gran quantità di cenere generata dall'esplosione sarà immessa nella stratosfera, oscurando potenzialmente il sole. L'abbronzatura sarà l'ultima delle tue preoccupazioni, poiché le temperature di tutto il mondo precipiterebbero drasticamente, allontanati dal nord, dove si raggiungeranno temperature glaciali durante l'inverno nucleare. Tu e il tuo gruppo di sopravvissuti dovrete viaggiare a sud. Sfortunatamente, a causa del terreno contaminato, dovrete vivere di fagioli e tonno in scatola per il resto dei vostri giorni. Sei uscito vivo da un'apocalisse nucleare. Ora che sei un veterano esperto di terre desolate, cosa ne pensi di affrontare la prossima? Sopravviveresti per 24 ore nella Valle della Morte? Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti ad affrontare qualunque cosa accada, qui su Come Sopravvivere.